Buongiorno, io sono un entomologo. Un entomologo è una persona che studia gli insetti, quindi io tutte le mattine quando mi alzo vado in un laboratorio e studio appunto questi piccoli animali a sei zampe. Probabilmente molti di voi penseranno, credo anche giustamente, che la mia professione sia un po' bizzarra, ma sono altresì sicuro che alcuni di voi penseranno che sia un po' una professione un po' inutile, cioè legata a quelle persone che in una torre d'avorio studiano cose avulse completamente dalla realtà, dai giorni quotidiani. Ebbene, vi vorrei così dimostrare con questa mia piccola presentazione che non è affatto così, che la mia professione può dare un grande contributo invece alla società e alla quotidianità. Vorrei così iniziare portandovi con la mente in una bella giornata estiva, magari una giornata di vacanza che avete probabilmente passato al mare o in montagna, e sicuramente avete visto questa scenetta idilliaca, cioè degli uccellini, in questo caso le rondini, che volteggiano nell'aria, magari quella inondata dalla luce calda del tramonto, perché appunto questi uccelli volano soprattutto al tramonto. Se guardiamo appunto questa scenetta con gli occhi dell'esteta, parleremmo, comunque diremmo parole tipo bellezza, gioia, poesia. Se invece guardiamo la medesima scena con gli occhi del naturalista, ebbene gli aggettivi saranno completamente diversi. E infatti per un naturalista questa scena è una vera e propria battuta di caccia e particolarmente efficiente. I guizzi veloci delle rondini altro non sono così dei guizzi di caccia con cui predano gli animali che sono gli insetti. È una battuta di caccia, diciamo così, in miniatura, e gli urli stridoli che emettono sono dei veri e propri gridi di battaglia. Ma se raffreddiamo ulteriormente la scena e guardiamo questo volo di rondini con gli occhi dell'ecologo, invece così vedremo, useremo altri aggettivi. E infatti l'ecologo altro non vede che un passaggio di energia tra un organismo all'altro, in modo possiamo addirittura definire democratico. Qual è l'energia che passa attraverso così gli animali? Possiamo approssimare, dire che l'unica energia almeno sulla superficie della Terra è l'energia del Sole, quindi l'energia che io adesso sto utilizzando per parlarvi, l'energia che voi state utilizzando per, spero, ascoltarmi, è l'energia del Sole. Siamo tutti macchine solari, ovviamente non giriamo con dei pannelli fotovoltaici solari nella schiena, quindi noi ne beneficiamo secondariamente del Sole. Ecco, questo è il Sole che arriva sulla Terra e che dona l'energia a tutti gli organismi. È un'energia pazzesca, imponente, incredibile. Pensate che equivale all'esplosione, alla medesima energia di 1 milione di ordigni che giornalmente dovrebbero scoppiare sulla Terra. Pensate, una potenza enorme. La maggior parte di questa energia si dissipa in forma di calore e quindi abbiamo queste belle giornate così tiepide, ancora autunnali. Ma una parte di questa energia invece viene inglobata in speciali organismi. Forse molti non lo sanno, ma tra di noi vivono degli specie di alchimisti, degli organismi che sono dei veri e propri alchimisti, e sono loro, sono le piante. Le piante, pensate, prendono l'energia del sole, l'associano a dell'acqua, a dei sali minerali, li frullano al cloroplasto, sto un po' semplificando, ottengono dalla sostanza inorganica degli zuccheri che poi entrano nei flussi d'energia e nutrono tutti gli organismi, in particolare noi che invece non possiamo sfruttare direttamente l'energia solare. L'anello di congiunzione tra le piante e gli altri animali sono gli erbivori, sono una categoria piuttosto ampia di animali chiamati erbivori. Bene, se pensate alla placida mucca che bruca l'erba, o se pensate a un cavallo che dopo una galoppata così si mette a mangiare, si ferma a mangiare l'erba, state sbagliando. I veri erbivori, cioè il vero anello di congiunzione tra le piante
e gli altri organismi sono loro, sono gli insetti. Gli insetti, nonostante così la loro piccola dimensione, sono degli animali estremamente voraci. E poi, mentre un erbivoro della classe dei mammiferi si nutre di foglie, di fiori, di frutti o di semi, e gli insetti sono un po' come noi emiliani, facciamo col maiale, cioè non disperdono niente, utilizzano tutto, quindi mangiano le radici, le foglie, il legno, il nettare, le corolle, le gemme, insomma tutto, mangiano tutto. E poi se guardassimo questo mondo, no, se arrivasse un extraterrestre con solo delle cognizioni di statistica, bene, vedrebbe, approssimerebbe e potrebbe dire che il mondo è abitato solo da insetti. Infatti pensate che più del 70% delle specie viventi su questa Terra sono insetti, per non parlare della massa, dei numeri, dei milioni, dei miliardi di insetti che vivono tra noi. Non si vedono perché sono piccoli, ma hanno una biomassa imponente, tant'è che un esperto in statistica assumerebbe che il nostro mondo è abitato solo da loro. Quindi l'energia del solare trattenuta dalle piante viene veicolata al resto del mondo attraverso questi piccoli animaletti che normalmente e ingiustamente vengono inconsiderati così come degli animali da schiacciare o da non considerare. E appunto per questo motivo gli insetti entrano in tutti i cosiddetti flussi di energia. Ebbene, questa danza millenaria, questo anello di congiunzione è in crisi. Pensate, dall'inizio del Novecento il tasso di estinzione è aumentato di circa 1000 volte e il piede sull'acceleratore l'abbiamo messo noi. L'abbiamo messo noi distruggendo da una parte la biodiversità e gli habitat e dall'altra inquinando il nostro pianeta. Pensate che una pianta su 5 rischia di scomparire per sempre. Una dei principali colpevoli è l'agricoltura, che predilige solo alcune piante mentre le altre le considera erbacce, no? Malerbe. E poi gli insetti utili e le api stanno subendo una diminuzione demografica mai vista nella storia così della natura. Che fare? Ci sono tante soluzioni, ovviamente, e fortunatamente. Questa la diapositiva che vedete, una di queste, prende il nome di hotspot di biodiversità. Sono delle piccole aree che vengono coltivate con una densità di biodiversità particolare e a beneficio di un determinato insetto rispetto a un altro. Quello che vedete è la prima volta che è stata utilizzata questa tecnica e consiste nel costellare un determinato territorio con tanti punti caldi di biodiversità. Questa è una mappa della California e sono stati creati questi micro hotspot per salvare una farfalla che si chiama per fortuna Mission Blue, che era entrata verso la fine degli anni 70 nel libro nero delle specie in via di estinzione. E grazie a questa tecnica, invece, adesso se andate in California e magari andate in spiaggia, potrete farlo attorniati da queste farfalline bellissime blu. La tecnica consiste in questo, appunto, di costellare un territorio con questi micropunti e questi punti verranno messi in rete dalla natura e creando un grande ecosistema, secondo l'assioma di Odum, che è un grande ecologo, che dice che tanti piccoli ecosistemi fanno un grande ecosistema. Questa è la farfallina, la Mission Blue, che appunto è stata salvata, il primo insetto a essere salvato grazie a questa tecnica. Bene, ora invece dalla giornata estiva così dell'inizio vi vorrei portare in una grande città in questa così colata di cemento e vorrei farvela vedere con gli occhi del naturalista e dell'ecologo. Per il naturalista e per l'ecologo la città è un disastro ambientale, è appunto una coperta grigia che distrugge tutta la biodiversità, distrugge intere aree di natura e distrugge appunto vaste aree. Pensate che dal 2007 la maggior parte della nostra specie di abitanti della Terra vive in città e non più nelle campagne come invece era uso fare, e che dall'inizio degli anni 90 la nostra penisola, la nostra bella Italia è stata cementificata con un'area pari a quella del Lazio, quindi un'area vastissima. Però se guardiamo la città invece con gli occhi di un agronomo, ebbene la scena sarebbe decisamente diversa. L'agronomo vedrebbe tantissimi punti
potenzialmente coltivabili. Tantissimi luoghi, pensate alla città, quanti davanzali, balconi, terrazze, angoli verdi presenta, angoli appunto coltivabili con del verde, e chissà quanti agricoltori, così in questo caso proprio in erba, vedrebbe l'agronomo, tantissime persone che tra l'altro hanno anche una sensibilità ecologica e che normalmente hanno un livello culturale piuttosto alto, quindi sarebbero degli ottimi coltivatori. Così, partendo da queste, così, da questi spunti, è nato un progetto dell'Università di Bologna, che successivamente è diventato uno spin-off sempre dell'Università, e si chiama Eugea, Ecologia Urbana, Giardino Ambiente. E quello che proponiamo sono proprio quelle, cerchiamo di proporre a questi potenziali coltivatori, cioè a voi, dei microspot di biodiversità, cioè dei piccoli angoli da coltivare, magari di fianco alle vostre bellissime piante ornamentali, piante però che hanno un senso ecologico, quindi c'è lo spot per le farfalle, c'è lo spot per gli insetti utili, eccetera, c'è la versione tascabile, ce ne sono tanti. Cioè vorremmo appunto coinvolgere tante persone in modo da creare una rete di biodiversità in città. E il progetto è nato nel 2007, così ha avuto anche un discreto successo fortunatamente, e è aumentata la gamma di quelle che noi chiamiamo le soluzioni per la biodiversità in città. Questa è una di queste, cerchiamo di abbinare natura a poesia, scriviamo anche libri, siamo anche case editrici, scriviamo i libri dove abbiniamo poesie alle piante, per esempio in questo caso nel libro dedicato a Emily Dickinson, uno legge le poesie e poi può ricreare la stessa ambientazione descritta dalla poetessa americana, quindi con le stesse piante, perché in allegato ci sono le piante descritte dalla poetessa, però piante che ricreano anche lo spot di biodiversità. Insomma, quello che vorremmo fare è coinvolgere tante persone, creare una rete molto vasta in città, in modo tale che magari un lunedì mattina ci potremo svegliare andando al lavoro, così, volteggiare nel cielo, potremo vedere questa bellissima farfalla, il macaone, è la più bella farfalla italiana, che sta purtroppo scomparendo. Se veramente potessimo unirci e ognuno di noi si prendesse carico un micro spot di biodiversità, questo sogno, che così come diceva Montale, giace all'ombra della ragione, potrebbe diventare, passare da sogno a realtà. Grazie.